Benvenuti ad una nuova puntata di Voci di Valle. Questa settimana Silvia Rizzo e Simone Rosa ci parleranno della pratica del forest bathing e del progetto Soul Seed. Agli alberi, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili. Risponderanno gli alberi che le radici sono qui e i loro rami danzano all'unisono in un cielo blu. E se in autunno le foglie cadono ed inverno i germogli gelano, come sempre la primavera arriverà. Se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermar le lacrime, già domani un raggio di sole le asciugherà. Bene, ci troviamo in un bosco qualsiasi, perché tutti i boschi sono qualsiasi, ma impreziositi assolutamente da questi due personaggi, Simone e Silvia. Sì. Ecco, che loro stanno portando avanti un progetto di una disciplina, diciamo, nuova, che si chiama Forest Bathing. Ecco, ecco, la parola a voi e raccontate questa nuova disciplina, questo progetto che portate avanti. Allora, prima di parlare di Forest Bathing, è bene comprendere chi siamo, cosa facciamo. La nostra realtà si chiama Soul Seed, che significa l'anima del seme, e non cioè il seme dell'anima, scusate, non l'anima del seme, perché crediamo che in questa vita sia tutto è uno e tutto è collegato, e non c'è identità sostanzialmente, no? E dopo anni e anni di ricerca di come funziona il corpo umano, di come siamo fatti, di come funziona la vita, fatta di un sacco di istruzioni a volte anche mal interpretate, abbiamo deciso di, diciamo, aiutare l'essere umano a ritornare un po' alle origini. Cosa intendiamo con questo? Il nostro è un progetto sostanzialmente di spogliazione, Silvano, no? È un progetto di togliere, basta mettere, metti. Abbiamo messo già abbastanza. Basta, adesso basta. Allora ci siamo interrogati, cosa possiamo fare? Beh, intanto ritorniamo alle origini, cioè ritorniamo nel bosco, ritorniamo nella natura, che poi natura è anche un termine che pochi conoscono bene, no? Da natura è naturus, è quindi è la forza che nasce, nate, nascere, urus è forza. Tutto ciò che genera forza è natura, anche l'essere umano. Però questo individuo, questo essere vivente qua, in qualche modo si è fatto ingannare, vorrei usare questo termine, da cosa? Da un sacco di letture, da un sacco di pregiudizi, di nozioni che magari non sono vere. Come facciamo a vedere se sono vere o sono false? È semplice, ti rimmergi come oggi in un bosco e, come dicevamo ieri, a fronte di qualcosa che apparentemente non va, un insetto che sta mangiando un albero, un tornado, qualcosa che distrugge. E noi siamo seduti su un albero morto, caso. Siamo seduti su un albero morto e dici: che brutto l'albero morto, ma cos'è successo? E l'uomo distrugge. Cosa hai detto ieri? Guarda, osserva. C'è più vita di un albero morto che di un albero vivo. L'albero vivo è vivo per sé. Quando muore, dagli altri, ecco, anche l'eternità, eccetera, se vogliamo. Ecco che Soul Seed, il compito di Soul Seed è destrutturare un attimo tutte queste cose, siano esse religiose, scientifiche, non per cancellare, che non sia mai, però imparare dal primo libro che è stato scritto dalla vita, che è proprio questo,
siamo anche noi, è una cosa di fondamentale importanza. Ecco che allora nell'immersione consapevole nel bosco noi possiamo rallentare i nostri passi, possiamo sentirci connessi al potere della terra madre, sentire la differenza nel tronco, la parte più secca e la parte più umida, e riconoscere tutta questa bellezza anche dentro di noi. Possiamo rallentare, possiamo respirare, possiamo diminuire il nostro stress e possiamo sentire questa profonda connessione con questo essere vivente e ritrovare in noi quell'armonia che tante volte fatichiamo a trovare nella routine di tutti i giorni, della quotidianità. Qui è proprio testato anche scientificamente come l'immersione, o detto a forest bathing, ci aiuta proprio a rilassarci, a ritrovare questa connessione profonda con un profondo benessere. E perché? Perché si sta così bene in natura? Ve lo siete mai chiesto? È una cosa che forse non facciamo caso, ma in natura siamo sempre totalmente accolti, così come siamo, con i nostri alti, con i nostri bassi, con i nostri capelli biondi, rossi, con il carattere buono, cattivo, sempre accolti. C'è una madre qui pronta e disponibile a dare la sua dimora per noi. Quello che è impressionante è che questo acero in questo momento ci sta donando l'ossigeno. Lui si mangia l'anidride carbonica, si mangia tutto ciò che è nocivo all'uomo, e in questo esatto istante lui sta facendo una cosa che l'uomo difficilmente sa fare, ed è donare tutto se stesso. Lui si sta dando completamente 24 ore su 24, sempre, perché è il suo scopo. Quindi perché non imparare dal primo libro? Infatti la natura ci insegna proprio questo amore gratuito, un amore che sa donarsi senza chiedere nulla in cambio, che sa esprimere al meglio se stesso e che non ti chiede di essere diverso, di essere migliore. Non ti chiede se sei stato bravo, cosa hai fatto oggi, ma semplicemente ti sta donando la sua ombra, il suo riparo, il suo ossigeno, la sua presenza. E questo è sconvolgente, e molte volte camminiamo, passeggiamo nei boschi senza soffermarci, senza riflettere, considerare, assaporare la bellezza di questa natura che si dona continuamente in maniera gratuita a tutti noi. Guarda, osserva, la natura ti insegna che tutto scorre, che è come un fiume che va e nulla trattiene, ed avvolge e non lotta contro niente. Così tu lasciati scorrere dalla vita, lasciati portare da lei e non ti attaccare a nulla. Nero e disteso lì, gli occhi dell'abisso sono nell'oscurità, nell'abisso vivono le tenebre, ricoprono il volto della terra, c'è la grande mano dell'amore. Carezza come un volo dolcemente l'acqua della terra. Dice lei,
Dice lei, dice luce sia, sia la luce qui. Appena nata lei, scioglie l'abisso delle tenebre, appena nata lei. Così bella sei, così bella sei. Tutto risplende nella luce tua. Nella luce tua. È così bello, è bello, è buono, è cielo, è terra, è luce del sole, e oceani di mare, è luna e stelle, e giorni e stagioni, foreste infinite, e in tutti i viventi, e in ogni respiro, è lei.